Mentre c'è la finale del mondiale KZ, parliamo con chi ha fatto secondo posto alla World Cup KZ2. Christian, hai fatto un capolavoro, sei stato bravissimo. Posso dirti che sembri un'altra persona quando guidi il KZ? Diciamo che è un po' più il mio stile di guida che mi aiuta con il KZ e poi il materiale, il mio team è molto performante, quindi è ancora tutto molto più facile e riusciamo a portare sempre a casa un bel risultato. Beh, devo dire però che cioè, proprio il cervello ti cambia, cioè non fai quegli errori o quelle esagerazioni, sei sempre molto misurato mentre Iglesias passa Milel. Milel e Iglesias passano Puak, giusto in diretta te lo dico, giusto per... No, però davvero hai un altro approccio, un'altra serietà, un'altra testa. Diciamo che cerco di concentrarmi sempre al 100%, poi che sia la fortuna, la sfortuna, può capitare sempre un errore a portare a perdere una gara importante, però diciamo che siamo riusciti per stavolta a portare il risultato. Raccontami gli ultimi giri con l'Imlan dietro. Sono stati molto faticosi. Ma anche per me, figurati per te. Diciamo che è stata molto dura, veramente. Questa gara è stata penso la più dura per ora. Chi vince il mondiale? Io spero sempre per i miei compagni di squadra. Troppo io. Ragazzo, ci sono davanti, siamo in diretta, Gustafsson, Iglesias, Milel, Puak, chi vince? Per me vince il migliore, quindi chi sì, ha proprio la testa, da quando guida il KZ è diventato adulto. Bravo Christian, complimenti. Ringrazio anche tutto il mio team, Ronny, Vitti per i motori e tutti i miei sponsor, Mafra, Levissima, grazie mille. Saluto anch'io Vitti, ciao Vitti. Ah.